Buongiorno a tutti, oggi faremo la recensione del Nokia C7. Allora, questo è lo smartphone, uno degli ultimi usciti della casa Nokia, che ha un bellissimo design con uno schermo in vetro, direi, e la qualità dei materiali è molto buona. Allora, per prima cosa mettiamo la batteria da 1200 mAh. Chiudiamo il vano del telefono. Come abbiamo già detto, sono materiali molto buoni. Anche nel posteriore abbiamo una cover in metallo. Tutto ben fatto e ben richiuso. Allora, abbiamo nella parte sinistra del telefono abbiamo il jack per ricaricare il telefono. Nella parte superiore abbiamo tasto d'accensione, che intanto accendiamo il telefono. Abbiamo il tasto d'accensione, il jack da 3,5 standard per la musica e abbiamo il vano per l'USB. Cioè, abbiamo il vano per collegarlo il telefono al computer. Nella parte invece destra abbiamo i tasti di alzare e abbassare il volume, abbiamo il tasto di blocco e sblocco del telefono e in questo tasto qua è quello della fotocamera. Fotocamera da 8 megapixel, dual flash LED, 8 megapixel molto buoni. Però l'unica pecca è che non hanno l'autofocus. Vi faremo vedere durante la recensione che le foto da vicino non verranno bene quanto quelle da lontano. Allora, eccoci qua. Abbiamo acceso il telefono. Come caratteristiche ha anche 256 MB di RAM e un processore da 680 MHz, quindi fanno girare questo Symbian 3 abbastanza fluido. Che schermo è lo schermo è capacitivo, quindi dà un buon mix tutto quanto. Lo schermo è un 3,5 pollici ed è uno schermo AMOLED, quindi un buono schermo con dei bei colori che possiamo notare e soprattutto ha una risoluzione di 640x360 pixel. Allora, una risoluzione buona per il telefono e ha dei colori molto belli, soprattutto i neri che sono molto profondi. Questo è un telefono di ultima generazione, uno dei migliori che ha sviluppato la casa Nokia, è anche uno degli ultimi e quindi ha molte funzioni, quindi ha tutto, ha il GPS, ha il Wi-Fi Tipo M, che è quello ultimo uscito, c'è il Bluetooth 3.0, ha una buona fotocamera e ha un processore da 680 MHz. Un processore che riesce a girare fluido questo Symbian 3, non ha particolari impuntamenti o altro. Poi possiamo dirvi che la batteria da 1200 mAh dà una durata che si arriva benissimo a fine giornata. Noi facciamo un uso non intensivo del telefono, però comunque navigando in internet, sempre connesso in wifi e in 3G, non mangia molta batteria. Poi la Nokia fornisce anche un risparmio energetico che aiuta anche a far durare molto la batteria. Come prima cosa, ve lo volevo far vedere nel telefono dovremo far vedere le foto che fa il telefono. Allora, qui abbiamo scattato delle foto noi. Abbiamo scattato delle foto. Non sappiamo perché, ecco. Allora, queste sono foto panoramiche fatte buone.
molto buone, in cui non c'è autofocus, quindi zoomando troppo l'immagine viene un po' sgranata. Soprattutto lo vediamo quando facciamo una macro, una foto da vicino, e quindi, come possiamo vedere, le foto vengono non troppo definite, anche se la foto da 8 mega, una fotocamera da 8 megapixel dà dei buoni risultati, però senza autofocus dà qualche problema. Invece le foto da lontano panoramiche sono veramente eccezionali. Dato che siamo qua, vi facciamo vedere la fotocamera buona. Allora, mettiamo un oggetto. Allora, qui facciamo vedere le impostazioni. Non è presente tra le scene la macro, quindi la foto da vicino perché non ha l'autofocus della fotocamera. Qui foto buone. Nel telefono è presente anche il multitasking, tenendo premuto il tasto centrale del telefono. Vediamo le applicazioni ancora aperte, eccole qua, noi le chiudiamo in modo da salvare sia la RAM e anche mantenendo il telefono, mantenendo la batteria del telefono, perché aprire più applicazioni contemporaneamente ne risente la batteria. Andiamo nel web e andiamo su YouTube. Questa è una cosa della Nokia che non ci piace, che ogni volta chiede dove si vuole connettere, sia in Wi-Fi o se in 3G. Altri telefoni lo fanno, in background decidono se c'è Wi-Fi, se ci si connette automaticamente, se c'è la password la richiedono. Parte più debole del telefono, in che senso? Che è un po' scattoso e non è molto fluido. Allora, se andiamo su un sito, per esempio YouTube, vediamo che la velocità non è, siamo sotto copertura wifi, la velocità è buona nello scrolling, ma possiamo vedere che invece nello zoom è un po' scattoso, però comunque navigazione non drammatica, cioè va bene. Nella parte multimediale vorremmo anche far vedere le applicazioni del telefono, che abbiamo scaricato. Ci vorremmo far vedere Angry Birds, che è un'applicazione famosissima, disponibile anche per Android e iOS, cioè iPhone. Noi non siamo bravi molto in questo gioco, però facciamo vedere che il telefono riesce egregiamente a controllare il gioco, e essendo un top di gamma di Nokia non presenta alcuna scattosità e il gioco è molto fluido. Come altra cosa, riassumendo, quindi possiamo dire che è un buon telefono con dei buoni materiali, una buona fotocamera. L'unica cosa è che senza autofocus le foto da vicino non sono molto buone. Possiamo dire che la batteria è potente, ci fa arrivare senza problemi fino a sera. Il processore fa girare bene questo sistema operativo. L'unica cosa è il browser internet, che non è molto fluido, e soprattutto la connessione è, come vedete ora, e cade velocemente. Quindi ogni volta richiederà all'utente su che cosa connettersi, se in 3G o in Wi-Fi, se è disponibile. Un'altra cosa che non ci è piaciuta del telefono è il social network, che non è molto implementato nel telefono, e per andare per esempio su l'applicazione di Facebook è precaricata, è quella che devi passare da Ovi, come possiamo vedere, quindi un'applicazione non ufficiale che non
non è aggiornata e non dà molte funzioni. Meno male, però nell'Ovi Store ci sono presenti altre moltissime applicazioni, fra cui l'applicazione ufficiale di Facebook che viene aggiornata e a noi ci piace di più. E che dire, questo telefono bello, costa 350 euro, un po' di più dal listino della Nokia. È un telefono con schermo di vetro molto buono, LED o AMOLED da 3,5 pollici, con una buona risoluzione. L'unica cosa che ci dispiace è questo browser che non è molto fluido.